Cucù, mes amis, oggi parto dalla skincare, arrivo con il make-up a presentarvi il look di giugno, come mi trucco per andare al lavoro, qual è la mia skincare con prodotti adatti alla stagione estiva, dove ricerchiamo sempre texture leggere. Per il make-up ho invece ripescato nei cassetti, quindi sono tutti prodotti che ho acquistato in passato, che fanno parte della mia collezione e che trovo ancora molto validi per ricreare un look fresco, raffinato, glowy, non troppo pretenzioso, ma è il mio stile, quindi questo è, spero di farvi cosa gradita. Vi ricordo che su Stylevana avete sempre il mio codice sconto INF10ELIR che vi dà diritto a un 10% fino a quando il carrello non arriva a 48 euro, dopodiché dovrebbe sicuramente passare a un 15%. Verificate sempre ed è sempre attivo, quindi quando avete voglia di farvi un regalo o ricercate dei prodotti validi anche per quanto riguarda la skincare, l'SPF, vediamo adesso più nel dettaglio, sono prodotti eccellenti. Vi lascio alla skincare, al make-up e noi ci rivediamo alla fine per i saluti finali. Buongiorno a tutti, facciamo skincare e make-up insieme partendo dai prodotti che mi ha inviato Stevana per il mese di giugno. Vi ricordo il mio codice sconto INF10ELIR. Vi dà diritto ad un 10% e se superate 48 € di spesa si tramuta in un 15%. Vi menziono il primo prodotto che mi hanno inviato, che si tratta di un gel peeling, Soft Peeling Gel. Non lo apro perché io sto utilizzando questo che è un Soft Cleansing Gel. Ottimo perché è proprio un gel che si trasforma in una foam con il riso nero fermentato, quindi ricco di flavonoidi, aminoacidi, minerali che aiutano a ricompattare, idratare, nutrire il pH che viene comunque, non dico aggredito. Questi gel sono talmente delicati, oltre che ed efficaci, cercano di non ledere il pH della pelle, cercano di rispettarlo, nonostante sia poi fondamentale integrare con un toner. Qui vedete una Essence Toner Probiocica, prodotto bicomponente mi verrebbe da dire, è probiotico, è infuso con centella asiatica del Madagascar fermentata e con ceramidi che aiutano a trattenere l'umidità della pelle che molto spesso può essere leggermente impoverita da dei detergenti più o meno aggressivi. Non è il caso di questo prodotto, però se utilizzate una Essence Toner di questa tipologia, andate sul sicuro che la vostra pelle vi ringrazierà. Il pack è sempre lui, minimalista, ma vi posso dire efficace. Tra l'altro fa parte di un set di cui vi lascio la foto. Vedrete che vi inserirò delle schede informative su cui mi sentirete narrare le proprietà, gli emollienti, gli elementi, gli attivi presenti in tutti questi prodotti. Io vado di mano perché riesco a utilizzare il prodotto nel modo più corretto, è molto rinfrescante e ha proprio la funzione di aiutare la pelle ad essere idratata, a non perderla nel tempo, soprattutto andando incontro all'estate, scendete anche nel collo. E questa è la Essence Toner del Madagascar. Vi lascio nel dettaglio gli ingredienti, gli attivi, per farvi capire che oltre alla centella asiatica con poteri antinfiammatori, ci sono anche questi lactobacilli dovuti alla fermentazione della stessa, il pantenolo e 5 tipi di acido ialuronico. Un prodotto di Habib
di questo prodotto mi avevano già mandato una essence all'aloe vera e qui invece ho una Nutrition Pump che è una essence con la rosa di Jericho. Questa è la consistenza della essence lattiginosa, tra l'altro è proprio arricchita da questo fiore del deserto che secca proprio per l'arsura del deserto e ritrova tutto il suo vigore e il suo splendore quando viene a contatto con delle gocce d'acqua. Appena risente, avverte l'acqua, l'umidità intorno a sé, rifiorisce. Devo dire che la sensazione di questa essence sulla pelle è meravigliosa. Sentite proprio che viene assorbita, bevuta dalla pelle e va a risanare tutta la secchezza che si può avere, soprattutto in un periodo estivo con calura, arsura e temperature molto alte, quando si suda, quindi si perdono liquidi. Questa sensazione di reidratazione, comunque vedete anche questo effetto glow che rilascia. Male non fa, soprattutto in estate, quando andiamo a ricercare anche dei make-up molto luminosi e radiosi. Della VT Cosmetics, questa Chica Collagen Cream che ha praticamente un collagene non animale, è un collagene che deriva dai pesci dell'Alaska che praticamente viene assorbita quasi il 90% in più rispetto al collagene animale che molto spesso viene estratto dai bovini e a me non piace. Ha questo beccuccio, ovviamente ha tutte le proprietà della cica che sapete ormai essere note. Le tigri si vanno a distendere sulle foglie della cica perché hanno notevoli funzioni antinfiammatorie, hanno un sacco di proprietà, queste foglie direi benedette di cica. È nutriente, tra l'altro, ha un buonissimo profumo, compattante, non è spessa come crema, non è grassa, perché il problema poi dell'estate è di andare a ricercare prodotti leggeri da stratificare che non facciano troppo spessore, che non creino quell'eccesso di prodotto che poi finalizzano in quei pippolini odiosi. Allora, come contorno occhi non me ne hanno mandati, utilizzo questo contorno occhi che mi avevano mandato tempo fa con vitamine niacinamide e vitamina E, che va anche a illuminare un po' il contorno occhi. Vitamina C che può essere utilizzata se date sempre dopo un SPF e in estate io lo darò e ora infatti vedremo anche il prodotto, due prodotti con SPF che mi hanno inviato perché i coreani, le coreane, i coreani perché nel video di presentazione di questo prodotto che vi presenterò tra poco è proprio un ragazzo che pubblicizza questo siero. Sono molto attenti comunque alla protezione del viso dai raggi solari. Il prodotto che vi dicevo è questo di Son By Me, è un Hydra Capsule Sunscreen con SPF 50 e con uno schermo PA++. Contiene 10 tipi di vitamine, tra l'altro micronizzate per poter entrare al meglio, penetrare all'interno della vostra pelle e proteggerla dai danni del sole. La provo con voi perché sicuramente la utilizzerò. È un gel color miele, leggerissima. Questa cosa che adoro dei coreani, questa guardate, non fa scia bianca, ha un profumo di agrumi stupendo. Se volete un prodotto coreano, e i coreani sono noti per creare prodotti di avanguardia per quanto riguarda gli SPF 50,
Guardate che meraviglia questo SPF, che è un gel, guardate qua, che vi dà anche l'effetto glowy, mantenendo ben idratata. Guardate quanti pump sto facendo. Questo è già amore al primo utilizzo. È una solution clinical, quindi vi verrebbe da dire un dispositivo anche medico, non comedogenica, dermatologicamente testata, 10 tipi di vitamine e acido ialuronico. Vi lascio poi la scheda dove vi elenco tutte le caratteristiche, le qualità di questo prodotto. Allora, passiamo alle creme solari. Questo è una Essence Super Mild Sun Essence, sempre protezione 50. Queste le apro, ma ragazzi, le ho distribuite ai miei figli che stanno andando al mare, le stanno utilizzando, quindi non vanno sicuramente perdute. Ognuno a casa ha in dotazione tutte queste SPF 50. Guardate anche qui la cremosità di questi prodotti. Ah, che meraviglia! Anche questa, vedete, la date e non fa assolutamente scia bianca. E poi, ovviamente, mi truccherò con voi, quindi vedremo. Ovviamente dovete dare il tempo alle creme di assorbire, di farsi assorbire, di farsi bere dalla pelle. Quindi aspettate quei 5-10 minuti e voilà, vedete come si stende bene, che bella che è questa. Enjoy di Chinique, che tra l'altro è uno dei brand più amati per quanto riguarda gli SPF 50, proprio per essere tra i migliori anche come performance, come texture, che non siano troppo pesanti, copiose. E vedete questo effetto glowy. A me non dispiace. L'unico prodotto che non ho utilizzato è questo cleansing balm, per rimuovere il trucco e andare a insistere nelle impurità della zona T per chi ha anche pori dilatati, con tè verde e carbone. Molto interessante, ve lo faccio vedere. I pack sono sempre meravigliosi. Guardate qua, aprite e avete il vostro cucchiaino per prelevare il prodotto. Non apro il pack primario per non far partire il PAO. È sicuramente un prodotto studiato per chi soffre di particolari impurità in determinate zone del viso e questo lo faccio utilizzare sicuramente ai miei ragazzi. Dopo la skincare do nel contorno occhi il mio SPF 50 di Lierac. È un protettivo, ma nello stesso tempo dà quella colorazione di contrasto, come se fosse un color corrector. Questo prodotto di Lierac è meraviglioso, ve ne parlo ogni estate. Lo trovate in farmacia, eccolo qua. Eau de teint, colorazione light. Sul dorso della mano, miscelo e vado a stendere con il proprio pennello che trovate in dotazione. È proprio un'acqua che va a uniformare il vostro incarnato. Stupenda. Queste perle di colore si frantumano, questi pigmenti, dandovi proprio una bellissima sensazione. Ed è perfetto per l'estate, vedete? Sono proprio delle perle di colore, di colore. La texture è acquosa, quindi direi perfetta. Ripescando nei cassetti ho pescato lei, una delle prime palette meravigliose di Mulac, che vado con Topless.
a uniformare la mia palpebra e io vado sempre con il polpastrello perché mi dà più soddisfazioni. Non ho messo primer, anche se in realtà d'estate per chi ha la palpebra oleosa, una palpebra che non tiene, andrebbe messo, ma io oggi sono a casa e quindi giro con voi questo GRVM, non devo fare grandi cose. Con Comfort Zone vado a definire la transizione. E con un pennellino a punta angolata, sempre prendendo Comfort Zone, vado a triangolare la fine dell'occhio. E poiché la palpebra è cadente, vado ad alzare questa parte finale. Anche se siete non perfette nella sfumatura, non vi preoccupate che tanto si aggiusta tutto in itinere. Con questo pennellino di Nabla, che vedete molto preciso e sottile, vado a prendere questo Hot Chalk, che è un marrone neutro freddo, per ricreare una breve riga di matita nella parte finale dell'occhio. Per dare un po' questo taglio allungato. Io andrei a prendere questo lingerie a distanza di anni. Questa palette è ancora meravigliosa. Vado a prendere un po' di questo. Questi sono comunque trucchi semplici per chi vuole anche andare un po' in velocità. In questo colore un po' più intenso vado a dare profondità all'occhio e regalo quella sensazione di apertura. Il mio cushion sempre presente, non finisce mai di Kiko. Altro bellissimo pezzo ripescato nei cassetti è questo blush illuminante, che regala proprio all'incarnato un bellissimo colore. Il fatto che sia così bicolor, rosa, con questo color sabbia, dona un effetto proprio naturale di pelle baciata dal sole. Vedete come cambia?
Se vogliamo poi andare a intensificare, riutilizzo sempre questo bellissimo prodottino di Kiko della Sicilian Nudes Copper Lava 02. Cui aggiungo questo blush in crema di Revolution che doveva scimmiottare il Pink Orgasm di Charlotte. Della collezione Belen di Diego Dalla Palma vado a dare questo rossetto. È un balm idratante che comunque dona questo bel colore, non lo so, di sabbia bagnata, calda, mi ispira tantissimo. Guarda, la definizione delle sopracciglia, vado con Gesha Brown di Astra, prima le pettino, le ribelli e poi le disciplino un attimo. Non le definisco tanto perché comunque in estate mi piace dargli quella leggerezza naturale, non le faccio tanto definite. Non mi piace che siano troppo strutturate. In estate meno passaggi faccio, meglio è. Mascara con questo di Maybelline che è veramente portentoso. Allora, non lo stratifico tanto perché più passate fate e più io lo trovo molto difficile da struccare anche con i prodotti coreani che sono portentosi, sia i prodotti in olio sia i prodotti in balm. Lo trovo talmente valido e essendo tanto valido è un po' più difficoltoso nella rimozione. Fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa. Ecco realizzato il mio look fresco, non è tanto impegnativo, ma è adatto per andare in ufficio, sia comunque a posto, sistemate, senza troppi fronzoli o artifici. Lo vedo sofisticato, nello stesso tempo naturale, glowy e come avete visto, tutti i passaggi della skincare e i passaggi del make-up ripescato nei cassetti perché nei cassetti ci sono sempre tante belle novità da ripescare. Questo è il look con cui solitamente vado anche a lavorare o faccio commissioni o giro per uffici. Mi sento presentabile, a posto e mi sento io. Quindi io spero di avervi dato un buono spunto, di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!